Tre cose che nessuno ti ha mai detto su Bittget e sono sicuro che almeno una di queste tre probabilmente non la conoscerai anche se utilizzi Bittget da tantissimo tempo. Se invece ancora non utilizzi Bittget come exchange, allora è arrivato secondo me il momento di farlo, ragazzi, perché come sapete Bittget è l'exchange che personalmente utilizzo. E in questo video voglio mostrarti tre cose davvero super super interessanti che puoi fare con Bittget e non puoi fare ovviamente con altri exchange. Ciao amico criptomane, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci, io sono Salvatore. Prima di iniziare, come sempre, ti aiuterò a capire molto di più al mondo delle cripto e quindi per me un like al video per supportarmi. Fammi sapere subito nei commenti che cosa ne pensi di questi video e se conosci tutte e tre le cose, ovviamente, che ti farò vedere, iscriviti al canale. E adesso iniziamo. Partiamo quindi subito dalle cose più semplici che probabilmente già potete conoscere, e poi andremo ragazzi a quelle là secondo me più interessanti che probabilmente ancora non sapete di Bittget. Innanzitutto, se siete già iscritti, ben venga. Se ancora non siete iscritti a Bittget, utilizzate il mio referral link che trovate in descrizione, 15% di sconto sulle commissioni, trading, future, spot, copy trading e tutto quello che c'è. Andiamo subito a vedere la prima cosa, ovvero leva spot, incrementa i guadagni prendendo il prestito. Ragazzi, Bittget dà la possibilità di utilizzare la leva anche nel mercato spot e in questo caso facendo trading con il mercato spot potete sia decidere di acquistare che vendere un asset come Bitcoin, cosa che non potete fare nel tradizionale mercato spot, a meno che voi non abbiate Bitcoin non potete venderlo e ovviamente di conseguenza non potete shortarlo. Quindi qua invece potete anche shortare Bitcoin, modalità sia cross che isolato. In questo caso ragazzi bisogna trasferire i vostri USDT dal mercato spot a margine isolato, nel mio caso utilizzo il margine isolato spot, e qui ragazzi potete decidere di prendere un prestito per aprire delle posizioni fino a leva 10, quindi in questo caso io posso utilizzare 50 USDT per aprire una posizione di 500 USDT acquistando ad esempio Bitcoin. Ci sono tre modalità, la normale ragazzi è il normale trading spot, quella del prestito automatico prenderà appunto in automatico il prestito di cui avrete bisogno. Attenzione ragazzi perché in questo caso rischiate la liquidazione, adesso qua non esce il prezzo di Bitcoin, ma comunque essendo con prestito a margine, se non aggiungete poi del collaterale come futures rischiate la liquidazione e quindi di perdere i vostri soldi. E ovviamente mi direte a che cosa serve fare trading spot a margine invece che con i futures? Consiste ragazzi che se avete ad esempio Bitcoin che potete utilizzare come collaterale e non volete vendere i vostri Bitcoin e non avete liquidità per fare trading, potete utilizzare in questo caso i vostri Bitcoin per fare trading. Mettete come collaterale il vostro Bitcoin, prendete un prestito, operate e poi alla fine dell'operazione potete restituire il vostro prestito. Vi faccio subito un esempio. Operazione da 50 USDT, acquisto Bitcoin, mi apre l'operazione, debito totale 50 USDT, vedete ragazzi, di conseguenza ho la mia posizione che è qui, posso decidere di chiuderla e ovviamente restituire il prestito che è sostanzialmente quello che viene fatto, quindi io potrei aprire anche altre posizioni sempre con 50 USDT. Stessa cosa posso fare utilizzando anche come collaterale, ragazzi, ovviamente i Bitcoin, quindi posso trasferire piuttosto che USDT, vedete Bitcoin e quindi di conseguenza questo ci permette, vedete, possiamo anche vendere Bitcoin, in questo caso utilizzando sempre i nostri 50 USDT, possiamo vendere fino a 0,019 Bitcoin e quindi molto semplicemente possiamo anche decidere di shortare. Infine c'è la sezione rimborso automatico che appunto non va a fare il rimborso manuale che dovete fare effettivamente alla fine, vedete, se avete un prestito, li trovate nella sezione asset e poi andate a fare ovviamente rimborso. Qui potete decidere di prendere altro prestito e oppure di trasferire i vostri fondi. E ovviamente, ragazzi, con la leva spot ci sono tutte le altre cripto, vedete, che potete utilizzare. Nella modalità isolato, le operazioni sono per il margine, equivalente, mentre nella modalità cross, ragazzi, sapete che le varie operazioni prendono tutto il vostro margine. In questo caso non ci sono fondi perché sono nella modalità isolato che è divisa appunto dalla modalità cross. Andiamo invece adesso a vedere quelle che secondo me sono due funzioni incredibili che probabilmente non conoscete. Torniamo su Bittget, andate sempre nella sezione Scambia
In fondo, ragazzi, troverete questa scritta Strategy Trading, vi comparirà questa schermata. E qui innanzitutto possiamo vedere una cosa super super interessante che si chiama investimento spot automatico, che è la funzione, ragazzi, che vi permette di fare il famoso pack piano d'accumulo automatico, la funzione che praticamente conoscete di Binance, in molti non lo sanno. E qui, ragazzi, ovviamente potete aggiungere anche più cripto, quindi ad esempio volete fare un pack su Bitcoin e su Ethereum, ok, andate a selezionare Bitcoin ed Ethereum, ok, confermate, ne potete aggiungere anche altre e potete decidere o impostare tutte in ugual modo, quindi vi fa la divisione automatica 50% e 50%, oppure decidete voi le percentuali, ad esempio 80% Bitcoin e 20% Ethereum. Dopodiché possiamo decidere la frequenza, quindi ogni mese, ogni giorno, ogni ora, quindi 15 giorni, 7 giorni, ogni mese, mettiamo la data del mese, simuliamo un pack mensile, primo ordine partendo da questo mese sostanzialmente, e quindi qui l'importo, facciamo ad esempio 100 USDT al mese, che verranno divisi 80 USDT su Bitcoin e 20 su Ethereum, giusto per farvi un esempio. Poi potete decidere voi tutti i parametri in base a quelle che sono le vostre esigenze, in più aggiungere anche altre cripto e quindi fare magari un indice, quindi con tutte le cripto che preferite, meme, tutte, intelligenza artificiale, metaverso, tutto quello che più vi interessa ovviamente tra tutte quelle supportate da Bitget, che sono tantissime. Vedete, ragazzi, non avete vincoli e quindi fate ovviamente il vostro pack. Potete decidere anche di farlo solo su Bitcoin, ovviamente su un'unica cripto, o farne diversi. E questa funzione, secondo me, ragazzi, molti non sapevano che già esistesse su Bitget. Andiamo infine a quella funzione che secondo me, ragazzi, molti di voi ancora non hanno visto, che si chiama Martingala Spot e Martingala Futures. Che cos'è Martingala? È una strategia, ragazzi, che viene utilizzata in diversi ambiti, che dà ovviamente la possibilità di... che consiste in pratica nel raddoppiare. Qui c'è, non c'è spiegato, pensavo ci fosse spiegato, ma comunque ti dà la possibilità ovviamente di andare a raddoppiare e quindi seguire il trend, in modo tale che quando poi il prezzo va nella direzione giusta, sostanzialmente tutto quello che hai raddoppiato, ragazzi, aumenta esponenzialmente. È una strategia anche molto molto rischiosa, perché se il prezzo ti va contro rischi davvero davvero tanto. Però ovviamente in pratica la strategia raddoppia man mano, ad esempio, che il prezzo scende, quindi quando il prezzo sale un po', avendo raddoppiato la posizione quando sostanzialmente ad esempio è sceso ancora di più, quindi questo ci porta in sostanza a recuperare molto facilmente. Ma se il prezzo dovesse continuare a scendere, in quel caso non si recupererebbe mai e quindi si rischiano anche le perdite. Fate molta attenzione. Qui abbiamo un po' di percentuali di alcune strategie di Martingala di alcune persone. Questa è una strategia che può essere seguita con un API del 77% a 30 giorni e possiamo anche selezionarla, vedete, molto aggressiva, oppure possiamo cambiare cripto, ad esempio su SDT, che addirittura ha performato il 100% negli ultimi 30 giorni. Possiamo decidere o di utilizzare quelle standard di Bitget, vedete, ragazzi, con l'intelligenza artificiale, bla bla bla, già conoscete, oppure di andarla a creare manualmente. DCA è ovviamente, ragazzi, la famosa dollar cost averaging, che potete andare a vedere, c'è spiegata cliccando qua e cliccando su altro, vi esce la pagina, ragazzi, e Bitget vi spiega praticamente in cosa consiste questa strategia. E quindi potete anche poi decidere di farla sostanzialmente voi. DCA normale e inverso: nella normale utilizzate USDT, in quella inversa utilizzate gli Ethereum, sostanzialmente questa è la differenza. Qua potete andare a decidere la price action, in che ambito di percentuale deve andare a ovviamente a lavorare, il numero massimo di ordini e la dimensione di ogni ordine. Fate molta attenzione, il profitto target. Nella standard mi sembra sia 1% con profitto a 2%, quindi questo è sostanzialmente il Martingala. Andiamo a selezionare, vediamo, eccola qua, price action 1% e 5 ordini di sicurezza, vedete, profitto target 2%, moltiplicatore 1 per. Questo è l'importo richiesto minimo, 0,003 Ethereum, se volete testare questa. Ma ovviamente, ragazzi, non fatela manualmente, se non avete un minimo di esperienza sapete già ovviamente che cos'è una strategia Martingala e come cercare di testarla in determinati periodi. Ma più che tosto, se volete testarla sapendo che rischiate ovviamente che questi non sono rendimenti garantiti, utilizzate magari una già base di Bitget. Potete utilizzarla ovviamente anche nei futures e ovviamente, ragazzi, qui i rendimenti cambiano così come il rischio. In questo caso c'è la leva,
qui c'è, vedete, uno short su Bitcoin che ovviamente sta funzionando da 30 giorni, è logico, e ha fatto il 316%. Stesso identico discorso di prima, ragazzi, se volete ovviamente testarla e non siete, vedete qua c'è anche, guardate qua ragazzi, lo short che man mano va a essere aumentato, ci sono tutti gli short aperti, quindi si va sempre short. Se il prezzo dovesse iniziare ad andare long e non fermarsi più, di conseguenza ragazzi si inizierebbe a perdere dei soldi, quindi fate molta molta attenzione. E ovviamente se l'avete provata o la state provando, fatemi sapere nei commenti come vi sta andando. Se volete che faccio io una prova, ragazzi, magari 30 giorni e vi faccio sapere come va, fatemelo sapere nei commenti. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere subito nei commenti, ragazzi, per me è fondamentale. Like al video è un'altra cosa importante e poi, che te lo dico a fare, iscriviti al canale. Ti aspetto al prossimo video.